Tu sei Pasquale, giusto? Ciao Franco, no. Sì, sono Pasquale, sono di Monte. E sì. Dove vivi? Vivo a Milano. E come mai? Sono sceso per la festa per trovare diciamo, i miei genitori, mia madre. E vieni spesso a Monte? Quando riesco, volentieri. Piccole, cioè faccio piccole soste, ne manco pochi giorni. Monte, come ricordo, cosa ti ha lasciato? Più che come ricordo è sempre una sorpresa, perché ogni volta che si ritorna a Monte si scoprono praticamente lati che non si vedevano in altro modo se non tornando a distanza di tempo. Cioè, quando sì. Tu stai a Milano ti manca Monte? Ma quello rimane sempre, manca sì, manca nel senso affettivo, le ricordi e le origini, comunque credo che molte persone che vivono a Monte, pur sapendo e apprezzando questo paese, non lo possono vedere con un occhio diverso dall'esterno. E cosa manca a Monte? Monte, diciamo che ha tutto. Manca praticamente un'organizzazione e la voglia di riuscire a sviluppare delle risorse che abbiamo come un carbone, ma non viene utilizzato, non si accende. Monte ha tutto. Quello che molti altri posti che sono molto famosi e conosciuti non hanno, come Matera, ad esempio. Quindi i colleghi di Matera che sono stati a Monte praticamente mi hanno confermato che vedere Matera, ricordo Monte è come rivedere un buon Matera, ma in realtà noi abbiamo molto di più perché abbiamo la montagna, il mare e un cielo spettacolare. La mostra ti è piaciuta? È molto bella, non solo mi è piaciuto, mi arricchisce perché si notano dei particolari, una cultura montanare in queste immagini dove non mi aspettavo tanta attenzione e serenità anche nell'indossare le maschere, a mantenere questo con quest'angolo, lo definirei delle distanze, dove vedo delle persone che mantengono una distanza di sicurezza e con una certa serenità e speranza per il futuro. Quindi Monte è un bel paese? È un allora, io sono stato a New York. Le posso assicurare che ho conosciuto delle persone che quando hanno saputo che ero di Monte Sant'Angelo sono rimaste stupefatte.